La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. Bentrovati all'appuntamento con il format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro, il Consorzio informa. Coldiretti Piemonte dice stop alle importazioni del riso dei Rohingya. Cercheremo di capire la motivazione insieme al delegato confederale di Coldiretti, il dottor Bruno Rivarossa. Bentrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, qual è la problematica legata a queste importazioni del riso? Ma la problematica è una problematica molto grave e che in questo caso colpisce in particolare la popolazione dei Rohingya, che sono all'interno del concetto del Myanmar, perseguitati, spinti fuori dalle loro terre. Le loro terre vengono requisite per coltivazioni che sono sicuramente anche quelle del riso, ma fatte da altre etnie, e quindi è sicuramente pericoloso in termini etici anche continuare in un'ottica di questo tipo, e chiaramente questa è una problematica che va affrontata, che i consumatori hanno la necessità assolutamente di poter decidere di comprare dalle riserie e dalle grandi marche se loro sono in condizione di poter dire che non c'è questo riso e di poterlo specificare. Cioè, il ragionamento è: oggi ci sono delle etnie nei paesi asiatici in particolare che per lo sviluppo delle multinazionali, per gli interessi delle multinazionali, stanno subendo delle vere e proprie curazioni. Fra l'altro è aumentato del 736% rispetto al 2016 l'arrivo del riso dalla Birmania. Sì, siamo su una condizione veramente particolare. Continua la volontà delle riserie e dei grandi marchi di non dire da dove proviene il riso che poi arriva sui piatti delle nostre famiglie, nelle nostre case, ma questa è la verità. Ci sta aumentando in maniera esponenziale perché stanno aumentando gli interessi delle multinazionali nei paesi asiatici, che sono molto più, diciamo così, in difficoltà sotto un profilo economico, e nello stesso tempo c'è un'espropriazione, ci sono delle formule di incorporamento vero e proprio in Asia in generale, in Myanmar in particolare, ma succede anche in Thailandia e da altre parti, di territori e di popolazioni. Le popolazioni vengono allontanate perché le multinazionali arrivano con degli interessi specifici per avere la possibilità di gestire direttamente le risaie. È una situazione che oggettivamente non è così ben conosciuta e che le multinazionali e le industrie hanno interesse a tenere sottaciuta. Ecco, Coldiretti come si sta muovendo in questo senso? Ma noi intanto cerchiamo di dar voce assolutamente a questa situazione che, prima di tutto, prima ancora di essere un problema grave in termini economici per le nostre risaie, per i nostri produttori, è anche un problema etico, è un problema secondo noi gravissimo quello che sta accadendo, anche perché stiamo parlando veramente di epurazioni, di pulizie etniche, stiamo parlando di morti, stiamo parlando di un riso che arriva da questi paesi che è sporco di sangue ed è sicuramente intriso anche di malaffare, e c'è quindi una nostra necessità di dare questo segnale, di dare questa voce. Noi ringraziamo anche quella che è l'attenzione giornalistica, ringrazio lei in particolare, la sua radio, ma io credo che anche il Papa in questi giorni, con il viaggio che sta facendo in Asia, in Myanmar in particolare, possa in qualche modo dar voce a questa situazione che è veramente medievale e tristissima. Assolutamente, noi ce lo auguriamo. Grazie dottor Rivarossa per essere stato con noi. Grazie a lei e un buongiorno a tutti. Dai biscotti al pane, sono diversi i prodotti in cui a farla da padrone il grano tenero made in Piemonte. D'altronde la produzione piemontese conta numeri importanti, una superficie di oltre 84.000 ettari ed una produzione che supera i 5 milioni di quintali nel 2017. Tra le province spiccano sicuramente Alessandria, con oltre 34.000 ettari di superficie e più di 2 milioni di quintali di produzioni, Torino con 19.500 ettari e più di 1 milione di quintali e Cuneo con 17.000 ettari e 934.000 quintali. Dall'area alessandrina proviene il frumento più idoneo alla preparazione di biscotti e dal torinese e cuneese invece i grandi panificabili. Vengono inoltre coltivati anche l'orzo ed il mais, soprattutto per uso zootecnico. Coldiretti Piemonte ha attivato negli anni diversi accordi di filiera con importanti industrie agroalimentari piemontesi come la Saiva, ma anche Extra
regione come Barilla e con diversi mulini per la produzione di farina, oltre a collaborazioni con i consorzi agrari. Se pensiamo che i nostri imprenditori 5 kg di grano tenero vengono pagati come un caffè, è proprio dagli accordi di filiera che passa la valorizzazione del prodotto, sostiene Delia Revelli, presidente di Coldiretti Piemonte. Ecco perché continuiamo a lavorare in questa direzione, aumentando ed incentivando sui territori tali accordi. La battaglia di Coldiretti continua inoltre per ottenere l'etichettatura d'origine obbligatoria anche per il grano tenero, mentre per la pasta il provvedimento entrerà in vigore già da febbraio 2018. La terra continua a tremare, una scossa è stata registrata proprio vicino ad Amatrice nella notte di alcuni giorni fa. L'appuntamento del Natale è quindi un'ottima occasione per sostenere ed incentivare l'economia delle aree colpite dal sisma. Gli imprenditori agricoli infatti hanno ancora bisogno di aiuto, poiché le zone più danneggiate sono state proprio quelle a vocazione agricola, con una significativa presenza di allevamenti da salvaguardare per evitare l'abbandono o lo spopolamento. Invitiamo ad acquistare per i regali natalizi le confezioni con i prodotti di Campagna Amica provenienti dai territori terremotati per sostenere gli imprenditori che, nonostante le condizioni critiche, devono continuare a lavorare e a produrre. Questo è l'appello di Delia Revelli, presidente di Coldiretti Piemonte, e di Bruno Rivarossa, delegato confederale. Sono tanti i prodotti tra cui scegliere per un Natale solidale con cibi, simbolo della storia e della tradizione, di luoghi che ancora oggi stanno faticosamente tentando di tornare alla normalità. Sul sito www.campagnamica.it è possibile acquistare attraverso una semplice procedura online i cesti solidali con i prodotti salvati dal sisma. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.